Ciao a tutti. Da questa puntata e per altre almeno 20 parleremo nello specifico di intelligenza artificiale, cioè partendo proprio dalle sue origini e cercando all'interno di ogni puntata, sempre mantenendole da 3 minuti, quindi può anche darsi che diventeranno più di 20 le puntate stesse, inserendo, come dicevo, delle peculiarità. Vi faccio un esempio tanto per capirci. Già negli anni 60 esisteva una sorta di intelligenza artificiale che si chiamava Eliza, e quindi stiamo parlando di oltre 60 anni fa. Ecco, cercherò in ogni puntata di andare a ricercare delle particolarità o delle specificità che in qualche modo arricchiscono l'argomento e oltretutto evitando così di farlo diventare eventualmente troppo noioso, perché in certi casi, entrando nel tecnico, si rischia molto. Perché ho scelto di fare queste nuove puntate nello specifico? Anche perché chi mi segue sa che nel passato ho fatto dei ragionamenti sull'intelligenza artificiale, su alcuni algoritmi e anche su forme, diciamo, di software che creavano le condizioni di far sviluppare la macchina in un certo modo. Ricorderete quando sono riuscito, tramite Apple Script, software che è all'interno di Apple, a fargli tradurre un documento della Camera di Commercio, non solo parlato, ma anche facendogli fare dei ragionamenti e facendogli dare delle specifiche sugli argomenti trattati, cioè facendo delle vere e proprie analisi di business intelligence. Successivamente vi ho messo in evidenza alcune scelte che avevo fatto, ad esempio quella di fare un libro tramite l'intelligenza artificiale. Allora, anche in questa occasione mi sono fatto dare un piccolo aiutino dall'intelligenza artificiale per sviluppare queste puntate. L'idea mi è venuta fuori, io sto registrando oggi che siamo al 16-17 di giugno, qualche giorno fa il Papa al G7 ha parlato delle implicazioni dell'intelligenza artificiale e allora mi è venuto lo stimolo. Quando queste puntate andranno in vigore, probabilmente saremo ad agosto. Però il riferimento è questo, è il momento del Papa G7. Ciao, ci vediamo alla prossima.